Benvenuti amici telespettatori ad una nuova puntata di Viaggio Molise. Siamo a Frosolone, in provincia di Isernia, per la 46esima edizione della festa del 1 agosto. Una festa, una ricorrenza molto sentita qui dalla popolazione. E noi, insieme naturalmente alle mie bellissime colleghe Camilla Corrado e Valeria Farina, vi condurremo in questa puntata speciale in praticamente tre fasi di questa festa. Una parte liturgica, il tradizionale corteo dei carri, fino poi alla sagra del baccalà e peperoni. Ebbene, seguiteci in questa puntata di Viaggio Molise. Ed eccoci con Don Angelo Ricci in questa occasione molto speciale per tutti i frosolonesi, un'occasione che in qualche modo fa sentire il vero senso poi di questa festività, che è quello del perdono, del riconciliarsi con Gesù attraverso il perdono dato però è anche ricevuto. Assolutamente, è l'esperienza fondamentale per noi cristiani, no? Avere a che fare con un Dio non vendicativo, no? Che punta il dito, ma un Dio che è paziente, lento all'ira, misericordioso. Quindi Francesco, tutto parte da questa visione che ha Francesco di Gesù con la Madonna degli Angeli, attornata dagli angeli, e chiede: ma cosa vuoi per il bene, per la salvezza delle anime? E lui chiede, ecco, il perdono, proprio l'indulgenza, che era molto difficile da ottenere in quei tempi, e perché richiedeva anche una concessione particolare del Papa. E allora lui ottiene questo perdono allargato, profondo, di tutti quelli che si aprono a questo dono, e tutto questo diventa poi una motivazione in più, particolare, profonda, vera, per essere uomini e donne di riconciliazione in un mondo, come vediamo purtroppo, dove basta poco per attizzare il fuoco dell'ira, no, delle guerre, eccetera. Quindi una festa quanto mai attuale. Io lo vedo anche proprio nei rapporti interpersonali. Sarà forse il Covid, sarà anche, non so, una situazione generale, però facciamo fatica veramente a sopportarci, a vivere così in pace fra di noi. Quindi quando mai attuale una festa, un'occasione come questa? Ecco, ricordiamo anche ai nostri telespettatori come si caratterizza questa festa, in particolare questa tradizione, naturalmente da un punto di vista liturgico. Dal punto di vista liturgico, noi abbiamo da oggi a domani sera, alla mezzanotte, questa festa per poter ottenere, lucrare, si dice, l'indulgenza plenaria, che ha le solite condizioni di confessarsi, di essere quindi disposti anche a vivere la riconciliazione.
quindi con atto di pentimento, confessarsi, dicevo, partecipare all'Eucarestia, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre e poi fare questo piccolo cammino penitenziale che consiste nella passata famosa, cioè questo passaggio dalla chiesa intorno alla croce stazionaria che si trova qui davanti alla chiesa e poi rientrare in chiesa. Quindi è un rivivere il cammino penitenziale del popolo ebraico nel deserto, no? È stato quello un cammino fondamentale per poi entrare nella benedizione di Dio, e questo lungo i secoli si è ripetuto attraverso pellegrinaggi di persone singole, di gruppi, ecco, nei vari santuari, e così anche qui nel piccolo santuario della Madonna degli Angeli, ovvero di San Rocco, si ripete anche come ogni anno questa tradizione. Infine, al termine del piccolo corteo c'è insomma un momento tanto atteso poi dai fedeli, che restano tutti fuori dalla chiesetta per vedere cosa. Sì, ecco, viene affisso questo quadro, questa immagine che ricorda l'apertura e poi la conclusione di questo giubileo particolare, e quindi viene affissa dopo questo piccolo, questa passata alla porta della chiesa. Al termine c'è appunto, come tradizione vuole, anzi la tradizione voleva che ci fosse un carro, insomma, così dall'antichità. Oggi insomma c'è una molteplicità di carri. Sì, c'è il carro del primo agosto, che è sempre il solito, diciamo, e poi si aggiungono carri che vengono realizzati dalla creatività, dalla buona volontà, veramente ce ne vuole tanta, dei ragazzi, di persone che si informano su scene del passato e le rappresentano attraverso questi carri. E la cosa che bella è anche il canto che accompagna tutto questo, un canto tipico, tradizionale di Frosolone, che racconta, anche lì c'è una scena di perdono tra due innamorati, e quindi è un canto che bene si adatta anche alla circostanza.